Ciao, tutto bene? Lo spero proprio. Qui sono successe due cose vicine una all'altra, quindi mi hanno fatto riflettere. Sotto nei commenti, sotto un video, una ragazza mi ha scritto di smettere di pensare ai narcisisti, a questi problemi, a queste problematiche, perché così facendo si attirano. Mi ha fatto piacere che mi ha scritto questo messaggio perché mi ha ricordato che all'inizio anch'io ho pensato che questa fosse una scelta e mi sono autochiesta se lo volevo fare perché sono conscia anch'io che quando si dà tanta attenzione a una problematica, certo la si può analizzare, certo la si può capire, però la si attira anche, quindi dopo sai tutto su quell'argomento mentre lo stai vivendo. E mi ricordo che quella volta ho pensato di voler fare dei video che contenessero una buona percentuale, ossia una grande percentuale di soluzione, quindi non di concentrarmi sul problema e di non fare anche te che ascolti, fare in modo che ti concentri sul problema, ma anzi di concentrarsi solo sulla soluzione. Allora, forse concentrarci al 100% sulla soluzione forse non è possibile, in realtà io credo sia possibile e non ho ancora forse trovato il modo per farlo, questo è l'obiettivo. Mi ha fatto piacere perché la ragazza me l'ha ricordato e mi fa tanto piacere che ci aiutiamo tra di noi, perché questo è quello che dico sempre e che penso sempre, che noi ci aiutiamo tra di noi tutte ragazze e le donne e anche gli uomini che in realtà guardano questo canale, che conosciamo queste dinamiche che a tutti gli altri sono sconosciute. Ci dobbiamo aiutare tra di noi e tanti di noi fanno anche ricerca, poi commentano, per esempio, i miei video, i commenti sono molto molto interessanti a volte. E quindi fanno parte di questa ricerca, di questo studio. Mi ha fatto molto piacere il commento della ragazza perché questo significa che anche lei ovviamente lo sta ricercando non solo la problematica degli alieni, ma soprattutto come si crea una nuova realtà e quindi si usa il potere dell'attenzione per creare il nostro domani, quindi mettere l'attenzione su qualcosa che vogliamo. Quindi mi ha ricordato di farlo, di prendermi una pausa e poi io ci ho riflettuto su questa cosa. In realtà ci avevo riflettuto già all'inizio quando ho cominciato a fare i video e anche a un certo punto, a metà strada, quando ero stanca, ho pensato di attribuire la stanchezza anche a questo lavoro. In realtà poi ho già quella volta pubblicato un video che si chiama Conosciamo la legge, conosciamo The Secret eppure attiriamo l'abuso. Mi sembra che il titolo sia questo. Dove, riassumendoti, dico che nonostante noi sappiamo usare questa legge dell'attrazione, quindi sappiamo benissimo che pensando al positivo si attira il positivo, poi alla fine attiriamo l'abuso, nel senso, ve lo volevo dire in quel video, e lì lo spiego un più approfonditamente, facendo anche l'esempio di Lisa Nichols, che lei è già stata quella volta l'esperta della legge dell'attrazione, perché lei è una dei coach che è presente nel documentario The Secret che spiega la legge dell'attrazione e lei dopo aver fatto il documentario, dopo averlo registrato, quindi dopo essere stata scelta come una delle maggiori rappresentanti forse al mondo dei coach che la insegnano, lei dopo è caduta in una relazione di abuso. Ecco, allora lei stavo dicendo questo che adesso sto riassumendo, che anche se noi sappiamo di dover pensare in positivo, in realtà perché dopo si attira l'abuso, perché quando è presente l'iceberg, quindi il disegno dell'iceberg e tutta la parte sommersa che in psicologia rappresenta l'inconscio, noi attiriamo da quell'inconscio. Se in quell'inconscio c'è l'atteggiamento mentale, se in quell'inconscio c'è l'informazione vibrante, viva, che non vale niente, che non sei capace a stare da sola, che non potrai mai essere autonoma, non ti passa neanche per l'anticamera del cervello. Forse tu pensi di essere autonoma, ma in realtà quello è un pensiero. C'è tutta un'altra cosa sotto, c'è un'altra cosa che non ce la farai, che qualcuno ti attaccherà, che se sei l'ultima, che sei storta, sei fatta male, che sei non giusta, inadeguata e tutte quelle cose tu non sai di averle anche perché ti sei sempre sentita così e quindi non lo riconosci nemmeno come disequilibrio. Semplicemente quando tu cominci a fare un lavoro su te stessa, a scoprire cosa c'è dentro quell'inconscio,
capisci perché conosci una realtà nuova ed è tutto più tranquillo intanto, ed è tutto più gestibile e gli altri non ti fanno più paura, ma anzi, non solo hai la presenza di gestirli, non solo hai l'idea di poterli gestire, ma di colpo non c'è più bisogno di gestirli perché nessuno ti sta attaccando, perché non incontri più quegli alieni. Allora, mi è sembrato importante dire questa cosa, che è vero che noi dobbiamo pensare alle cose positive, però quando io ho attirato il mio primo alieno e il mio secondo, il mio, non, vedi, quando io ho attirato quella persona che poi è diventato il mio partner numero uno, l'alieno numero uno fino all'alieno numero 5, ho avuto 5 partner e erano alieni un po' diversi perché uno era psicopatico, l'altro era narcisista, così ho avuto la possibilità di conoscerli tutti, evviva, perché adesso posso spiegare bene le dinamiche, nel senso, lo penso veramente, questo, sono grata a quell'esperienza perché adesso posso aiutare. E questo volevo dire, che quella volta io veramente ero una seguace del pensiero positivo. Se tu mi avessi conosciuto quella volta, era tutto, non bisogna mai pensare niente di negativo. Mi è successo ieri che mi ha chiamato una donna e lei mi ha detto, a un commento che ho fatto io sulla sua situazione per trovare le soluzioni, mi ha detto, no, perché mi fai pensare questa cosa? Perché era un'opzione, secondo me, che poteva succedere nella sua situazione. E lei mi ha detto, non farmi pensare in negativo, perché io sono convinta che quello che pensiamo succede. Sì, ho capito, però io non le stavo parlando di una terza persona, non le stavo parlando di una disgrazia che è successa a qualcuno, le stavo parlando del suo caso. Lei non voleva in realtà vedere dove si trova, perché, come dice sempre Esther Hicks, quasi tu ti butti dall'aereo, ormai stai volando, inutile che poi dici, scusami, mi aiuti perché non voglio cadere a terra. Sì, diciamo che mentre stai precipitando, certo, è un momento buono perché sei motivata a imparare qualcosa di nuovo per non farlo più, perché lì sei spaventata, come succede dopo una relazione di abuso, quindi motivata su far qualcosa per non ricadere nella situazione, allora lì si comincia il lavoro. È una persona che lo sa, che sa il lavoro, come influenzare questo subconscio per riprogrammarlo, appunto, e quindi attirare domani un futuro migliore, quindi non trovarsi più in aria dopo che ti sei buttata da un aereo senza paracadute. Questo è per spiegare, ieri non sono riuscita, secondo me, a spiegarlo a quella donna, che spero che vedrà questo video, che il non parlare in negativo non significa non voler vedere le cose che ci sono, perché questo è proprio la base dell'abuso, che tu hai la persona che ti abusa vicino a te e tu lo vedi, e io lo so che tu lo vedi, e tu lo sai che io quando ero nella relazione l'ho visto, e tutti ci sappiamo che all'inizio qualcosa stonava, solo che noi non abbiamo validato questi nostri allarmi e abbiamo voluto dare ragione oppure tenere in piedi questa immagine che lui ci presentava, oppure anche questa immagine, questa storia di cui noi avevamo bisogno. E allora ecco che quel tipo di pensiero positivo si chiama ipnosi, secondo me, si chiama avere davanti una realtà già presente, quindi già creata, noi non la sappiamo che l'abbiamo creata dall'inconscio, da pensieri che non sappiamo neanche di avere. E però, di fatto, adesso parlando del presente, la realtà è presente e quindi noi dobbiamo farci qualcosa, perché non dirmi che se ti sta arrivando un pugno in faccia cominci a dire no, non dirmi che mi sta arrivando un pugno in faccia perché voglio pensare in positivo, voglio pensare che mi stanno arrivando dei fiori. Ma però sei già lì, allora questo va bene per rieducare la mente. Perché tu è giusto che conosci la legge dell'attrazione, ovviamente, però non è detto che solo conoscendola la sai usare, perché tu puoi conoscere la legge della gravità, ok, però non è detto che ci sai già giocare, che hai già trovato gli equilibri giusti, che puoi già costruire un arco di pietre o le scale o tutte le cose che puoi dopo usare la legge della gravità quando fai i calcoli. Adesso io non so fare gli esempi in quel caso, però per la legge dell'attrazione, per esempio, so fare qualche esempio.
E appunto un esempio è questo, quando tu sei già nella situazione, conoscere la legge dell'attrazione significa che tu sai che l'hai creato e quindi come funziona per un sintomo, per esempio un sintomo fisico, si può risalire al pensiero che l'ha creato interpretando il sintomo. Ecco, quindi tu però non puoi fare finta di non avere il sintomo, non puoi fare finta che tu stai bene e quindi andare a sciare anche se hai la caviglia slogata. Ecco, non è una cosa intelligente da fare. Quindi se tu mi dici una caviglia slogata e dico allora potrebbe succedere questo e questo, potrebbe succedere che ti si gonfia, oppure potrebbe succedere qualcuno mi blocca già quello. No, non farmi pensare adesso al negativo, tu mi stai facendo pensare le cose negative perché mi stai dicendo che mi si gonfia. No, queste sono le opzioni perché ormai la caviglia è storta. Poi parliamone di come l'hai attirato. Questo è conoscere la legge dell'attrazione, sapere che le cose che abbiamo, anche un partner che ci fa violenza, è stato attirato ed è questo l'oggetto del mio studio ed è questo di cui voglio parlare, non dare attenzione al partner, dare attenzione alla consapevolezza, questo. Poi tu aiutami, voi aiutatemi, tu aiutami se vedi che lo potrei fare in un modo più positivo, nel senso dando più attenzione alle soluzioni, insomma, se tu hai un'idea, ti per favore comunicamela perché mi interessa molto. Non adesso sento proprio di voler fare questi video perché io quando ne avevo bisogno ho trovato aiuto su YouTube. Non provo una gratitudine talmente enorme per le ragazze che ascoltavo io. E adesso sento di fare questa cosa qui, anche perché mi sento proprio bene a farla. Quando tu hai, anche questa è appunto la legge dell'attrazione usata in pratica, quando tu hai un target, un obiettivo ben preciso, se io visualizzo le cose che voglio, sono concentrata sul positivo. Anche durante la mia giornata guardo le cose belle, mi viene ormai in automatico, però questa è la disciplina. A proposito, la donna ieri ha passato tutta l'ora della sessione per elencarmi tante cose che non andavano, per lamentarsi, e anche dopo mi ha mandato molti messaggi dicendo anche questa cosa qua, che l'ho fatta pensare a qualcosa che lei non voleva, che lei vuole pensare solo in positivo, quindi continuava a lamentarsi in realtà. Usare la legge dell'attrazione significa notare le cose positive che ci sono, per esempio, perché quelle ci sono già, notare le cose positive che vorresti, quindi riempire la tua giornata, le 24 ore, chiamiamole, riempirle di cose che vuoi, semplicemente nei momenti liberi, invece di rimuginare quello che non vuoi, guardi qualcosa che non vuoi. Allora, penso che questo non sia possibile, per quel che mi ricordo, quando sei fresca o sei ancora dentro una situazione in cui hai appena scoperto che il tuo partner ha delle caratteristiche di una personalità narcisista e ovviamente stai malissimo. Sarà molto difficile in quel caso dove la tua mente gira ancora in quella ruota come un criceto, riuscirla a gestire anche la tua mente e indirizzarla nelle cose positive. Adesso volere è potere, da qualche parte bisogna cominciare, quindi anche lì, anche se ci riesci per solo un minuto, secondo me è già un successo. Ecco, però ritornando a come funziona la legge dell'attrazione, io visto che so che sono concentrata sul positivo, mi sento di buon umore, so che mi ripeto delle cose la mattina, la sera, so che appunto ho dei focus ben precisi su cui sto lavorando sempre, allora potrei dire che c'è una grande possibilità che io sia sintonizzata su quegli obiettivi e che quindi le indicazioni che ho, il GPS, quindi mi sta indicando come raggiungere quella città, ok? E allora io adesso sto bene a registrare un video, non solo sto bene a registrarlo, io addirittura so quando lo devo registrare. E questo, no, è solamente un altro capitolo perché volevo anche dire questa cosa qua. A volte mi chiedete dei video e a me fa così tanto piacere quando mi chiedete, barra ordinate dei video, mi dite per favore registra su questo argomento. Ecco, volevo dire che in realtà poi io, anche se ho tutta una lista di richieste che mi avete fatto, in realtà funziona così che quando decido io di andare a registrare un video non so mai come, perché non sono il tipo di persona che adesso va a studiare nei libri e fa un collage di altre cose, ecco. Allora, nel senso che questo penso che puoi farlo anche tu, boh, non è il mio modo non credo che in quel modo posso trasmetterti veramente qualcosa di vero, forse anche di nuovo, adesso non vorrei esagerare, però a me succede così, che so il giorno, mi sveglio già, il giorno che so che registrerò un video, lo so che lo registrerò, è quel giorno in cui continuo a parlare con te già nella mia testa e quindi magari se quando guido,
sono tutto il tempo che parlo come se parlassi alla telecamera, come se parlassi già a te. Sì, ho tante cose di volerti spiegare, però non so poi quale. Poi si delinea una, tipo questa, e poi mi siedo davanti alla telecamera e parto e parlo. Io non sono una persona che parla tanto, anche se so che sembra. Bene, vedi, adesso ho spiegato anche questa cosa qua, chiusa parentesi. Quindi, quando mi sento bene a fare una cosa, se ho passato dei giorni a focalizzare il mio focus, il mio target, il mio obiettivo, significa che le indicazioni che ho, che sono indicazioni di benessere o malessere, sono indicazioni che mi fanno raggiungere quell'obiettivo. Quindi adesso io sto bene mentre registro questo video, anzi sto benissimo, e quindi per me questo è un segnale che sto facendo la cosa giusta, che mi farà raggiungere quell'obiettivo, oppure semplicemente che non influirà sulla mia strada verso quell'obiettivo. In più, quando ho queste ispirazioni, per esempio oggi ero ispirata a fare questo video, significa che quando l'universo ti dà un consiglio, io lo chiamo così, significa che dopo c'è qualcosa lì, anche se noi non sappiamo poi cosa, magari lo vedremo in futuro, cos'era la cosa giusta. Questo volevo dire che secondo me è molto importante riguardo al pensare in positivo. Il pensare in positivo non significa, come vogliamo dire, non rinunciare, voler spingere via la responsabilità che abbiamo per il momento presente. Il momento presente bisogna guardarlo e sapere che c'è, perché se io voglio andare a Londra, se voglio mettere il mio target è Londra e io sono a Roma, devo sapere che sono a Roma, perché se sono a Roma dovrò andare a nord, mentre se sono a Cambridge dovrò andare a sud, quindi il punto di partenza è importante. Quindi io, se voglio raggiungere una relazione felice, è importante per me sapere che parto da un bordo della padella, che parto da un luogo di massima codipendenza. È importante, perché se non lo so, andrò fuori nel mondo, conoscerò qualcuno che mi piace, e se non lo so sarà l'alieno numero 6, e io non ho il piacere di aprire una relazione con l'alieno numero 6, perché grazie allo studio, proprio grazie a quello studio, al pensarci e analizzarlo e osservarlo e fare ricerche, ascoltare altre persone, dopo a parlare con le altre persone, scopro come funziona. E quindi adesso, quando conosco qualcuno, so già all'inizio dei primi segnali che tipo di persona è, e quindi ti posso già dire, come tu probabilmente puoi dirlo a me dopo che abbiamo studiato questa cosa, come sarà l'inizio. Dopo ci sarà un test, dopo verrà la svalutazione, so anche come fare per evitare la svalutazione in questo caso, però in realtà, anche se lo so fare, non voglio entrare in quella relazione perché c'è una persona anaffettiva, e allora va bene come collaboratore e non va bene come partner. E sul fatto che va bene come collaboratore ne parliamo comunque in un altro video, su come trattarli, quando usare il narcisiano e quando usare la tecnica della mia gattina, nel senso che con gli ex partner bisogna sempre scappare via, oppure se non si riesce comunque diradare finché l'obiettivo deve essere sempre di dimenticarci di questa cosa qua. Ti ringrazio di essere stata con me fino alla fine, o ti ringrazio di essere stato con me fino alla fine, anche se parlo sempre femminile. E ti auguro un'ottima giornata, ovviamente di concentrarti sulle cose che vuoi, perché appunto se ti concentri sulle cose belle, sulle cose che vuoi, la tua frequenza cambia e quindi l'universo ti fa incontrare quello che vuoi, e se tu sei pronto a averlo te lo fa avere, e se non sei pronto a averlo ti fa incontrare delle prove, delle lezioni affinché tu diventi pronto. Quindi se io voglio una relazione di quel tipo in cui, di come me la immagino che mi piacerebbe, quella relazione probabilmente si trova al centro dell'equilibrio, al centro della padella, e quindi io per diventare una persona così, ovviamente, e in quel caso attrarre una persona di quel tipo, devo diventare quindi una persona di quel tipo, devo sapere che non lo sono, e allora evviva, per così ci posso delineare un percorso e arrivarci. Ciao e buona giornata e buon lavoro su te stessa, e sì, pensare in positivo, ovviamente, tenendo gli occhi ben aperti.